Hey Kuj, ben ritornati dal vostro Andronic 41 su una Zoom 11 in Goluce. Come vedete sono qui al fiume perché ho fatto un po' di allenamento con la squadra, cosa che non facevo dall'inizio del gioco. Non ho mai allenato la squadra in tutto il gioco. Dall'inizio, niente, 4 capitoli 0. Mentre invece su una Zoom 11 lampo folgorante, porca miseria, se ne avevo allenati, non facevo altro. Ebbene, il livello della squadra è leggermente migliore. La verità è che non ho allenato perché sono rimasto molto indietro con i video. Sono partito a razzo, ho registrato in un giorno 6 episodi della serie, quindi 2 capitoli interi, e poi mi sono fermato di botta, non ho più registrato nulla, e quindi sono rimasto tantissimo indietro, e quindi non ho mai allenato la squadra per questo motivo. Ad ogni modo, andiamo avanti e vediamo cosa c'è da fare. Ok, dobbiamo provare l'assalto tuonante. Tutti ai vostri posti ragazzi, è ora di provare l'assalto tuonante. E vediamo un po' allora. Sì, praticamente si passano la palla caricandola di energia e il calciatore, preferibilmente un attaccante, tira verso la squadra avversaria e dovrebbe paralizzarli temporaneamente. Tipo quando in Zoom Eleven 3, con una qualsiasi tecnica, il giocatore diventava vulnerabile della squadra avversaria per qualche secondo, 2 secondi mi sembra, e potevi o tirare oppure comunque sia... andare più... potevi avanzare verso la porta. Ma Riccardo non ce l'ha fatta. Capitano, stai bene? Principiante, non calci abbastanza forte. Sei tu contro il pallone e sarà il pallone a vincere. Che decisore, ci provo io. D'accordo, ci sarà molto da lavorare. Se non perfezioniamo l'assalto tonante non batteremo mai la Royal Academy. Tanti auguri. Ma dove sono la Torre Ivans e la signorina Hills? Ehi, Arion! Vorrei lavorare ancora un po' sulla mia tecnica difensiva. Ti vai a darmi una mano? Ma certo, conta pure su di me. Ok, quindi ora con JP dobbiamo provarci a fare questa super tecnica. Non ci posso credere. Dunque il quinto settore controlla la Royal Academy. Già. Mark! Voglio dire... Ma Jude! Jude Sharp si fa controllare? Allora, sei tu. Esatto. Ora sono io il comandante della Royal Academy. Ciò significa che sarò il vostro avversario. Ma Jude si fa controllare, siamo sicuri? Jude, perché? Perché ti comporti così? Perché ti sei unito al quinto settore? Il calcio ha bisogno di essere regolamentato. Un giorno capirai, Mark. Davvero? Porca miseria. Jude, come puoi dire una cosa del genere? I tempi sono cambiati. E così il calcio. Ti sbagli. Il calcio non è cambiato. Il calcio è il calcio. È divertimento, libertà. E si gioca per vincere. E secondo te basta dirlo perché sia veri, giusto, Mark? Come? Prima del quinto settore, era il successo nel calcio a determinare il valore di una scuola e addirittura quello delle persone. Ai tempi, molte scuole erano pronte a pagare per assicurarsi la vittoria. Era un mondo davvero squallido. Davvero? Credi davvero che fosse tutto pulito? Avresti lasciato le cose come stavano. Porca miseria. Risvolti assurdi su quello che è successo 10 anni fa. È solo il campo a decidere chi vince. Truccare le partite è sbagliato. Il calcio non è questo. Faresti meglio a mettertelo bene in testa, Jude. Hai sempre lo stesso fuoco dentro, Mark. Ma ci vuole ben altro per cambiare il mondo. Se pensi che la tua idea di calcio sia quella giusta, dimostramelo sul campo. Sempre che la Raymond abbia qualche possibilità contro la Royal Academy. Lo vedremo. Jude, aspetta! Wow. Mi stai dicendo che c'erano scuole pronte a pagare pur di vincere? Beh, dopo la vittoria dell'Inazuma Japan, questo è ovvio, però cavolo. Per questo è stato fondato il quinto settore, però ciò non toglie che comunque sia sbagliato quello che fa. Assolutamente. Certo, eviti che alcune scuole paghino per vincere, ma ciò non toglie che comunque sia tu togli la possibilità a scuole con una buona base calcistica di giocatori validi che possono vincere le partite, tu impedisci la vittoria. È sempre sbagliato. Arion, calcio di nuovo verso di me, proverò a fermare il tiro con un colpo di testa. Ok, ti manca ancora poco per farcela, JP arriva! Forse penso sempre in negativo, ma non credo che questo tipo di allenamento ci sarà di grande aiuto con le nostre altezze reali. Dai, insomma, dai, Subaru.
Sul campo sei circondato dagli avversari. Potremmo dire che la tecnica è efficace solo simulando una partita. Ed è per questo che siamo qui. Se ti aiutiamo a perfezionare la tua tecnica speciale, tutta la squadra migliorerà. Boom! E vai, grazie mille, ragazzi! Ci pensiamo noi, amico. A proposito, ti abbiamo osservato e il tuo colpo destro non è ancora in grado di bloccare un tiro. Esatto. Lo salti piuttosto bene. Con la forza che hai nelle gambe, perché non provi a calciare invece che colpirla di testa? Voglio dire, come se stessi seguendo una tecnica di tiro, ma trasformata in una tecnica difensiva per bloccare un tiro piuttosto. Credo di aver capito. Un calcio potrebbe funzionare. Molto bene, ci proverò. Mitico, ci lavoreremo domani allora. Perché domani? Siete stanchi? Sembrano tutti concentrati ed entusiasti. Spero solo che domani riusciremo a eseguire l'assalto planante alla perfezione. Ah, ci avete creduto, eh? Sa che funzionerà davvero solo se coinvolgiamo Victor. Maledizione. Se solo fossi un po' più forte potrei riuscirci io. Non essere troppo severo con te stesso, Michael. Ci sono. Parlerò io a Victor e gli chiederò di aiutarci. Sarà andato di nuovo in ospedale. Vado là a vedere se lo trovo. Ok, a dopo. Perché non me ne sono stato zitto? Ma ce l'ha proprio con Arion, mamma mia. È insofferente. Questa è la parola giusta, insofferente. Vediamo un po'. Dove potrebbe essere Victor? Ma quello è Vlad. Oh, ma è il ragazzo dell'altro giorno. Scusami Vic, aspetti da molto? Non ti preoccupare, andiamo. Cosa? Perché Victor gli sta parlando? Scopri cosa ci fanno quei due insieme. Ma perché? Nello scorso... Ma dai! Nello scorso capitolo si sono incontrati, ce l'hanno fatto vedere. Che si conoscevano. È strano a volte. Allora che fate qui, traffichi illeciti? Shadowwind, che cosa ci fai qui? Stavo per chiederti la stessa cosa. Ehi, Arion, non sapevo che conoscessi mio fratello. Cosa? Tu e Victor siete fratelli? Pensandoci bene, è ovvio che vi conosciate. Giocate entrambi per la Raimon, non è così? Shadowwind, dobbiamo parlare. Vediamoci fuori, sul terrazzo. Oh, va bene. A volte si comporta in modo particolare. Non mi ha nemmeno detto che avrebbe giocato al cammino imperiale. Io non ne avevo idea. Veramente? Che strano. Sarà un po' di parte, ma secondo me ha tutto per diventare un fuoriclasse. Il nuovo Blaze. Intendi Axel Blaze, il cannoniere che ha giocato per l'Inazuma Japan? Proprio lui. È il nostro idolo. Quando eravamo piccoli cercavamo sempre di imitare le sue tecniche speciali. Anch'io? Aspetta, ma hai detto cercavamo? Vuol dire che anche Victor era un suo fan? Axel Blaze è il motivo per cui il calcio è diventato il nostro sogno. Ecco perché voglio che Victor diventi bravo come lui. Voglio che giochi su un palcoscenico mondiale. Che dia il meglio di sé e diventi ispirazione per i bambini della nuova generazione. Wow. Ti capisco, è davvero un giocatore eccezionale. Sa passare, tirare, non gli manca niente. L'altro giorno abbiamo giocato la nostra seconda partita. E se abbiamo vinto è grazie a Victor. Diventerà un fuoriclasse. Io credo in lui. Grazie, Arion. Allora non è solo una mia idea. In ogni caso, forse è meglio se vai a vedere di che vuole parlarti. Già, non facciamolo aspettare troppo. Nella vita reale ti verrebbe a prendere a calci pur di portarti là fuori. Conoscendo il tipo. Qual è il tuo problema, Sherwin? Mi stavi seguendo? Scusa, volevo solo chiederti aiuto. Aiuto? Esatto. Siamo tutti convinti che tu sia l'unico che puoi darci quell'assalto tuonante. Non possiamo farcela senza di te. Non intendo giocare mai più per la Raimon. Pensavo fosse abbastanza chiaro. Perché? Contro il felice incrollabile mostrò a tutti quello che sai fare davvero sul campo. Per te è tutto sempre facile, vero? Perché non glielo dici? Avanti! Digli il vero motivo per cui non vuoi, o meglio, non puoi giocare per la Raimon. Allenatore Sabel! Vediamo... È successo 6 anni fa... Tornado di fuoco! Avvitamento esplosivo! Oh no! È rimasto incastrato sull'albero! Salgo su a prenderlo!
No, Vic! Così ti farai male! Ci sono quasi! Mi dispiace, ma è probabile che suo figlio non camminerà mai più. Certo, si potrebbe tentare un'operazione chirurgica oltreoceano, ma, come avrà già capito, è estremamente costosa. Sono davvero desolato per tutte queste brutte notizie. Ma allora Vlad non potrà più giocare a calcio? È una bugia! Cattivo! Ora, questa scena io non l'ho mai capita. Ok, ci deve essere un motivo per cui Victor gioca per il quinto settore. E va bene, trovate un espediente e fate sì che il fratello si rompa le gambe, va benissimo. Ma la paralisi alle gambe, a meno che non hai lesioni gravi ai nervi... Ok, non puoi più camminare, ma il modo in cui è cascato fa sembrare che si sia solo rotto le ossa. Quindi non ha leso il nervo e quindi dovrebbe partire dalla spina dorsale, dalla schiena, e quindi paralizzare il resto delle gambe. Quindi è un espediente un po' forzato, si incastra un po' a forza in tutto quello che è l'ambito medico. È terribile. Quindi Victor ha deciso di guadagnare lui stesso i soldi per l'operazione di suo fratello. Dopotutto è stata colpa sua. Oh, allora è per questo che lavora per il quinto settore. Proprio così. Se si unisse alla Raimon, suo fratello si può scordare l'operazione. Vuoi ancora cercare di convincerlo adesso? Allenatore, basta! E scompare. Victor, io... mi dispiace tanto. Non sapevo. Non preoccuparti. Ma sapevo che c'era qualcosa. Sentivo che giocavi con il cuore pieno di... tristezza. Quando ti vedevo calciare la palla... riuscivo a sentire qualcosa di oscuro, come se il tuo modo di giocare riflettesse il tuo dolore. Ora capisco tutto. Il calcio stava cercando di dirmi quanto dolore provavi. Sei proprio un illuso. Victor, aspetta! Hai detto che vuoi giocare il vero calcio, non è così? Perché hai subito gli ordini del quinto settore calciando in quel modo? Io lo so perché. Perché il calcio tu lo ami. Perciò aiutaci a sconfiggere il quinto settore. E come faccio con mio fratello? Ci sono cose che semplicemente non possono essere cambiate. Certo, non mi aspetto che uno come te lo capisca. Ma io, Victor! Niente, purtroppo uno, quando è cocciuto, è cocciuto. Oggi andate tutti a campo a fiume ad allenarvi, vero? Ho preparato il merito speciale per il vostro pranzo, ecco qua. Grazie zia Silvia. Grazie mille. È stato un piacere. Vediamo se mi ricordi i vostri nomi. Tu sei Subaru, vero? Tu sei Wally e tu sei Sam. Aaron parla sempre di voi e di quanto siete bravi. Sembra che si stia inserendo bene. Sì, credo di sì. Come sei diventato tutto rosso? Come? Non è vero. E comunque, è tardi. Dobbiamo ancora sistemare la tecnica speciale di GP e l'assalto tuonante, su! Piccottino! Lo so che ti piace Silvia. Non mi ero reso conto che Victor avesse un passato così travagliato, ma so che in fondo vuole giocare a calcio. Non ho dubbi. Vai a campo al fiume per allenarti. E andiamoci subito. Oh mio Dio, cos'è questa cosa? Ah, Bobin? Oh, mi sa che ho capito quale Don Giovanni si nasconde dietro a questa storia. E impesso tra uno di quei triangoli amorosi. Triangoli? Eccoci qua, Sky! Buongiorno, Arion. È un peccato che tu non sia riuscito a convincere Victor ad aiutarvi con l'assalto tuonante. Ma sono sicura che ce la farai. Riesci sempre a inventarti qualcosa. Proviamo. Assalto tuonante! Stai bene, capitano?
Riccardo è più in forma di me, ma nemmeno lui ha la potenza necessaria per calciare. Un bel guaio. Il vostro gioco è più elegante che potente. Cioè, magari è solo che non siete fatti per questo genere di cose. Non è certo una buona ragione per arrendersi. Forza, riproviamo! Sembra una squadra totalmente diversa. È incredibile con quanta passione si stiano allenando. Non era così quando seguivamo i comandi del quinto settore. Ma allora, perché Jude è dalla loro parte? Di nuovo, per favore. Per favore. JP, prendi! Vabbè, poverino. Da 2 metri gliela calcia? JP! Ancora una volta! Fai attenzione, JP. Non esagerare, rischi di infortunarti. Niente paura. Sono a posto. Come dice sempre Arion, andrà tutto bene. Ok, pronto? Sì! Eccolo! Wow! Bella sta tecnica. Oh mamma, ce l'ho fatta! Ho la mia tecnica speciale, la capriola acrobatica, che non ha nulla a che vedere con il nome originale. Grande! C'è avuto qualche tentativo, ma alla fine ci sei riuscito. Sì, grazie a tutti per avermi aiutato! Ora puoi usare la capriola acrobatica con JP. Bene, forza, forza, forza ora! È meraviglioso che tu abbia tecnica di tiro che blocca anche i colpi degli avversari. Devo impegnarmi ancora di più, proprio come te. Allora un po' di allenamento sui tiri dovrebbe fare proprio a caso tuo. Eh sì. Allenamento sui tiri? Io? Con la tua mentalità puoi riuscire in tutto. Devi sperimentare senza paura, a prescindere dalla tua posizione in campo. Facciamo vedere a quelli della Royal Academy un tiro che ti lascia a bocca aperta. Può contare su di me, mister? Molto bene, allora. Cominciamo! Infatti Mark... Come fece Mark quando si allenava con Lina Schiller, che gli disse di provare altre posizioni nell'ambito del calcio, non solo in porta, ma anche come difensore. Come libero più che difensore. Certo, il libero è un difensore, ma può salire in attacco con la squadra. È un libero, appunto. Arion, di nuovo! Ok, mister. Niente paura. Rispetto a quando hai iniziato, hai già fatto passi da gigante. Grazie, mister. Se riesco a imparare una nuova tecnica di tiro, aumenterò le nostre probabilità di segnare. Stanno tutti combattendo per riuscire in quello che vogliono. JP, Riccardo, persino Victor. E anch'io non devo arrendermi. Posso farcela. Sì, ce la farò. Ce la farò! Uah! Ricky, non dovevi andare a casa? Non fare in tempo per la tua lezione di piano. L'ho rimandata. Guarda quanto impegno ci mette Arion. Ed è appena arrivato. Devo fare anch'io la mia parte. La Royal Academy deve avere diversi giocatori in grado di evocare degli spiriti guerrieri. Se lavoro sul mio potremmo avere una possibilità. Non ci posso credere. Sei davvero cambiato, Ricky. Tu credi? Sì, non ti ho mai visto così... così capitano. Lo prenderò come un complimento. E devi. Ah! Ok, ci sono quasi. Ancora un ultimo sforzo. Ehi, guarda un po' chi si rivede. Ma lei è... Sì, il signore che ho visto l'altro giorno. Sei ancora qui a quest'ora? Devi tenerci proprio tanto al calcio. Sì. Già, il nostro allenatore mi ha chiesto di esercitarmi con i tiri in porta. Non immaginavo fosse così divertente. Capisco. Così è un'idea di Mark. Ah. Chi ha detto? Ora... fa capire che comunque sia, lo conosce. Oh, niente. Ti spiace se faccio 2 tiri insieme a te? No, affatto. Forse non sembra, ma sono anch'io un grande appassionato di calcio. Appassionato? Potrei darti qualche dritta, se ti va. Uno dei migliori. Sul serio? Sarebbe splendido. Sei tale quale a lui. A lui chi? Un mio amico. Va pazzo per il calcio. E tu hai la sua stessa identica determinazione. Mark. Il mio nome è Xavier. Xavier Schiller. Arion Sherwind. Piacere di conoscerla. Ah, quindi ha preso il nome del padre adottivo. Ah, pensavo che tenesse Foster. Il signor Schiller.
Chissà perché, ma mi sembra un volto familiare. No, perché quando giocava con Leonardo Magepan aveva ancora il nome Foster. Ah, vabbè, buon per lui. Avevamo tutti lavorato con il massimo impegno per arrivare pronti alla semifinale. Sotto la guida del capitano riuscimmo in qualche modo a perfezionare l'assalto tonante, ma c'era ancora molto da fare. Il giorno della partita contro la Royal era arrivato, ma in squadra ci sentivamo ancora insicuri. Molto bene, siete pronti ragazzi? Radunate tutte le vostre cose e salite sull'autobus. Sembra che Victor non verrà. Tutto come da copione, direi. Oh. Parla con il signor Veteran per partire. Ma questo nel prossimo episodio, Cuge. E come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven Go. Domani affronteremo la Royal Academy e la sconfiggeremo. Dobbiamo sconfiggere, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto finora, siamo andati contro il quinto settore pur di vincere le partite, pur di fare questa rivoluzione, se non vinciamo sarà stato tutto vano. Quindi l'imperativo è vincere. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!